Hello, here is Wrong Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 15 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Per quanto riguarda il galateo del mangiare occidentale, che molte persone non capiscono, quando si fa, c'è prima un panno bianco steso sulle ginocchia. E nei ristoranti più sofisticati un cameriere legherà un panno bianco intorno al collo. Lo scopo di questo è di evitare che il grasso sporco goccioli sulle gambe o sul petto. Quando puoi usare una forchetta quando mangi cibo occidentale non puoi chiedere al cameriere le bacchette o sarai deriso. La bistecca è il cibo più rappresentativo del cibo occidentale. Quindi incontriamo sempre un problema molto imbarazzante quando si mangia una bistecca. Cioè, il cameriere chiederà: come cucinato? Probabilmente molti mangiatori di bistecca prima volta sbatterà fuori 8 minuti cotto. Perché completamente cotto troppo vecchio. E altri paura di troppo tenero con il sangue. Non abituato a mangiare, dopo tutto. Noi e gli occidentali hanno diverse abitudini alimentari. Quindi ci sentiamo che 8 minuti cotto dovrebbe essere adatto per dopo tutto. Abbiamo abitudini alimentari diverse da quelle degli occidentali. Quindi pensiamo che la cottura media dovrebbe essere adatta al nostro gusto. Non sapendo che una tale risposta farà una grande battuta. Nel cibo occidentale, bistecca rara è diviso per grado. E si distingue da numeri dispari. Principalmente diviso in 1 punto, 3 punti, 5 punti, 7 punti e bistecca completamente cotto. Non è 8 punti cotto dire. La prossima volta che andiamo in un ristorante occidentale per ordinare una bistecca, non dire al cameriere a 8 minuti bistecca al sangue. Fare attenzione a lasciare che le altre famiglie dire voi sporco. Quelli di voi che hanno mangiato una bistecca sanno che non importa quale set di bistecche ordinate. C'è un uovo sul piatto. Ed è ancora il tipo più tenero. Quindi cosa sta facendo il piatto di uova? Immagino che molte persone lo mangino e basta. Allora ti sbagli. Fai attenzione al cameriere che si nasconde nell'angolo e ride di te. Quando si tratta di questa frittata, di solito è fritta tenera. E in alcuni casi anche solida liquida. Che in realtà è qualcosa che i ristoranti occidentali fanno apposta. Affinché i commensali la usino per immergere le loro bistecche. Che, nella visione occidentale, possono essere valorizzate usando la consistenza della frittata. La prossima volta che mangiamo una bistecca, possiamo immergerla in un uovo colato come questo. Tagliarla in piccoli pezzi e immergerla nel composto di uova per una bistecca più liscia e tenera. La salsa della bistecca si fonde con la miscela di uova e le sostanze nutritive delle uova vengono assorbite più facilmente. Infatti, non solo la bistecca immersa nelle uova. Nei paesi occidentali, hanno l'abitudine di mangiare uova crude. Patatine fritte immerse nelle uova. Non può dire che questo è corretto o no. Dopotutto, questo è le abitudini alimentari degli altri. Città diverse hanno diete diverse. Per non parlare dei diversi paesi. Al giorno d'oggi, gli stranieri visitano costantemente la Cina per lavoro e turismo. Quindi ci sono diverse collisioni e mescolanze di diete. Bene. Sopra sappiamo come mangiare le uova all'interno del piatto cena. In futuro per andare al ristorante occidentale non sarà ignorante. Per la prima volta a mangiare bistecca partner. Tutti sembrano capire che cosa circa gli ingredienti classe problemi sono invitati a lasciare un messaggio a me all'interno della sezione commenti. Vedere farà la risposta a voi. If you are interested in our videos, remember to follow us. Wrong Group, more than 4,500 restaurants choice. We will keep surprising you. See you.